Ciao ragazzi, benvenuti a Q&A, siamo qui con Ciao, Steve. Ragazzi. Partiamo subito con la domanda. Se lei mi guarda costantemente tutte le storie, può essere interessata? Sì, può essere interessata. La ragazza guarda tutte le storie, può essere interessata, sì. Ma può anche essere che le incuriosisce quello che state facendo. E o è una che fa avanti e indietro nelle storie. Ah. Io non lo faccio. Io ho quasi silenziato tutte quelle che seguo. Però io quando guardo, adesso magari qualcuno vede questo video, io quando guardo una storia perché intenzionalmente sono entrato perché volevo vedere la tua storia, ok? E le storie che vedo non sono sempre di ragazze che mi interessano, alcune volte sono ragazze di cui provo pena, provo imbarazzo perché sono stupide e voglio vedere cosa fanno. Quindi c'è questa cosa qua. Loro lo fanno meno, cioè se loro non gli interessa eccetera non ti guardano neanche. Quindi secondo me sì, non è un'ottima base su cui partire, cioè vabbè è un piccolo indicatore di interesse ma devi un po' approfondire. Quindi magari guardi anche tu le sue storie, magari metti il cuore, ecco, se te le guardi e metti la reazione con il cuore, beh, ok, vuole in qualche modo prendere la tua attenzione. Io te lo consiglio, cioè anche tu prendi, metti il cuore alla sua storia. In questo caso passi come primo, perché le reazioni sono messe come prime, vede il tuo nome e può magari capire anche lei qualcosa che può avanzare e o puoi scrivere per primo tu. Io aspetterei comunque, vedrei se le fa, se le vede sempre, poi puoi partire con un messaggio tipo oh, guarda tutte le storie, sei sempre in prima fila, ma coraggio di un messaggio no, un esclamativo, ah, questa è un'ottima frase che stuzzica, però aspettati anche questa risponda, ma guardo perché sono curioso eccetera, e tu rispondi sì, ma tranquillamente, però volevo capire che tipo di persona fossi perché dal profilo mi sembri curiosa.